Volevo cogliere l'occasione di presentarvi e recensirvi un nuovo modello, sia di introdurvi un concetto, il cosiddetto cast-off. Per l'occasione ho deciso di illustrarvi tutto prendendo spunto da questo, da un altro stupendo modello della Mega House, che questa volta riguarda Alleyne, tratta dalla serie Queen's Blade. Ritengo che qualunque appassionato di animazione giapponese o comunque di quello che fa il Giappone in generale conosca Queen's Blade. Comunque, riassumendo in breve, è un franchise che nasce come gioco di carte che simula il combattimento tra guerriere di sesso rigorosamente femminile. Per disegnare le varie guerriere sono stati chiamati vari autori famosi, vari illustratori o mangaka famosi. E questo ha permesso di dare vita a personaggi che in qualche modo hanno guadagnato una loro vita al di là del gioco di carte a cui sono conseguiti molti altri prodotti come artbook, ma anche una serie animata, per esempio. Ecco, questo è uno dei personaggi, non certo una delle protagoniste, perché almeno nella serie animata ha un ruolo piuttosto insignificante. Si chiama Alleyne, è un'elfa millenaria ed è un'istruttrice di combattimento. Il modello, come detto, della Mega House, come al solito la Mega House fa sculture a dir poco stupende, però non sempre perfette. Il difetto che vado a mostrarvi è il difetto, l'unico, se vogliamo, di questa scultura è il cappello. Perché è un difetto? Perché il cappello è solo appoggiato sulla testa. Non ha incastri, non ha nulla, basta un minimo movimento e il cappello cade. Quindi ora che la maneggerò per fare la recensione, spero capirete se il cappello lo metto da parte per evitare cadute e danneggiamenti. Allora, questo è il modello completo, nel senso nella sua versione vestita. Perché dico vestita? Perché una delle particolarità di questa Alleyne è di essere un modello cast-off, nel senso che è possibile, a differenza per esempio della Yoko o del trio Kaion che ho già recensito, è possibile a discrezione del possessore apportare alcune modifiche all'abbigliamento della stessa. Allora, come le vedete, in questa versione ha dei lunghi gambali verdi, ha un gonnellino davanti, ha il top sopra di colore verde e ha una lunga mantella rossa, un bel abbigliamento tra l'altro verde e rosso con i suoi capelli biondo paglia, e poi ha la lunga arma che impugna dietro la schiena. La posa è molto dinamica, come vedete, e nel complesso direi che la resa è molto buona. Volendo intervenire sul modello, però, è possibile apportare alcune piccole modifiche a discrezione dei gusti, diciamo, del possessore. Innanzitutto l'arma è sfilabile. Ecco qua. Con un piccolo espediente, cioè togliendo la parte superiore, è completamente sfilabile dalla mano che la impugna. Ecco qui. Quindi la prima cosa da fare è togliere ovviamente l'arma che blocca tutto. La seconda operazione, più delicata, è la rimozione della testa. È molto delicata perché oltre a essere ben incastrata, in parte è bloccata, ecco, dal braccio qua sopra. Come vedete ce l'abbiamo fatta anche se un po' a fatica. Ecco, uno dei problemi, per esempio, del cast-off, se non si sta attenti, poi quando si è in presenza di modelli elaborati in questo modo, è che comunque le superfici in qualche modo vengono a contatto. Ora non so se si vede, sì, si vede. Come vedete, purtroppo, anche solo facendo questa operazione con la massima attenzione, comunque c'è un po' di trasferimento di colore, perché mettendo e togliendo la testa, questa sfrega contro le superfici colorate ed è rimasto, vedete, qua un po' di verde, qua un po' di rosso. E la ragione per cui in genere non prendo modelli cast off o comunque li mantengo nella loro forma originaria. Una volta tolta la testa, è possibile rimuovere il mantello. E già così avremo il personaggio, non rimetto la testa proprio per il discorso della delicatezza nel maneggiare,
Così avremo un personaggio senza il mantello, se lo preferite. In questo modo viene dato risalto alla parte sotto il mantello. Anche che mi rendo conto, no, no, non è molta, però la ragazza è ancora vestita. Se voleste procedere all'ulteriore svestizione, come vedete, la gonna è sganciabile sul davanti. Molto delicatamente si apre e può venire sfilata. Ecco. È un'operazione che faccio delicatamente per la ragione che vi ho esposto prima. Ecco. E quindi troviamo veramente una Leina ai minimi termini. Ma non è finito qui perché è possibile anche agire sul pezzo superiore che è sganciabile di lato. E come vedete è un vestito che calza completamente. E una volta rimessa la testa, abbiamo una Leina veramente, come dire, ridotta ai minimi termini. Ora spero che mi perdonerete. Ecco qua. A posto, forse per questa ragione dovrò mettere il vietato ai minori per questa recensione. Ecco, questo è il cosiddetto cast-off. È presente in pochi modelli perché non è un'operazione facile, voglio dire, il modello deve essere progettato per essere smontato e rimontato. Presenta gli inconvenienti che vi ho illustrato, ma soprattutto uno dei problemi principali è che quando non è fatto bene, i vestiti che andiamo ad apporre sopra. Vedete, questa è Mega House. È una delle migliori e si vede anche in queste cose perché, vedete, una volta rivestita calza perfettamente, quasi non ci si accorge che è possibile sfilarla. Sembra che sia effettivamente vestita così, voglio dire, pur essendo un pezzo di plastica, è una specie di vestito, aderisce perfettamente. Ci sono invece altre statuette cast-off di altri produttori che magari vi andrò a presentare in altre occasioni. Dove questa vestizione non è così fatta così bene, non è così naturale. E quindi il modello, invece che vestire, è in qualche modo i vestiti sopra, le parti di vestiario, sembrano dei corpi estranei, che stanno veramente, se non proprio male, comunque danno l'impressione di corpi estranei, non c'è armonia nella figure. Si vede benissimo, per esempio, che il top è sfilabile, il sotto è sfilabile. E o l'ha presentato il modello versione senza nulla, altrimenti vi trovate con una figure che in qualche modo non convince del tutto. Bene, direi per ora è tutto. Alain, Mega House, una figure davvero molto bella, ma con qualche difettuccio, dovuto in parte al citato cast-off, dovuto alla parte del cappello, che è una parte essenziale poi, perché il personaggio indossa sempre il cappello, quindi esporlo senza il berretto in qualche modo lo snatura, esporlo col berretto crea il problema che c'è sempre il rischio che questo cada e lo danneggi. Anzi, lo danneggi, si danneggi il cappello stesso, ovviamente. Essendo PVC, se poi ci fosse del mancamento di colore, un ammaccamento, una maccatura, sarebbe un grosso problema perché rovina la qualità della stessa. Bene, ora io mi accingo a rivestirla, ma non vi voglio tediare con l'operazione. Direi che per il momento è tutto e ci risentiamo alla prossima recensione.